Allora, siamo ancora qua al Crystal Café di Cantù e adesso con noi c'è Luca Tassinari. Luca, la pupa e il secchione ha ribaltato la tua vita. In che modo? Direi che ci siamo divertiti. Intanto buonasera a tutti. E comunque è stata un'esperienza che rifarei, quindi la considero positiva, mi è piaciuta. Ma che emozioni hai provato a stare davanti a decine di telecamere e a milioni di telespettatori? E soprattutto a fianco delle pupe, cioè il fatto di essere a fianco delle pupe compensava la timidezza iniziale. Ecco, l'avresti mai detto nella tua vita di stare in mezzo a tante pupe? No, quello non era, diciamo, un obiettivo di vita, però comunque è stata un'esperienza abbastanza divertente, diciamo. Com'era la tua vita prima di pupe e secchioni? Beh, facendo la parte del secchione, io rispettavo i canoni del classico bravo studente, studente modello, comunque di uno che si impegna a scuola, non è che ha vari hobby a parte giocare a scacchi, ogni tanto guardare qualche partita di pallone più che giocarci. E quindi è una vita tranquilla, poi si è un po' movimentata. Quindi diciamo che da secchione sei diventato un po' un cattivo ragazzo. No, cattivi ragazzi mai, sei sempre con questa faccia. Beh, tu con questa faccia sei diventato attore porno però. Ah davvero? Me l'ho dimenticato già. Me l'hanno detto. Però è passato un po' di tempo, mi ha fatto una piccola parentesi, giusto? Perché nella vita bisogna provare qualunque esperienza, alla fine o la provi o non la farai mai, non è che vivi una seconda volta, mi ha detto. Quindi diciamo che prima ti ha ribaltato la vita, la pupa e il secchione, e dopo ti ha ribaltato la Tommasi. Beh, la serata abbiamo fatto una scena in un film assieme ed è molto portata per questo mestiere, direi. Noi sappiamo che tu hai una grandissima passione che è quella del poker. Quello mi piace. Difatti ho fatto qualche puntata adesso della Casa degli Assi su Italia 1. Ecco, qual è stata la vincita più grande che tu hai mai raggiunto? Beh, in realtà non è che sono un poker player. Cioè non è che sono un pro player, un professionista. Ho fatto vincite medio-alte, però magari una certa quantità di una, anche buone cifre, ma niente di eclatante, 1.500, 2.000 euro così su quel livello lì. Però c'è sempre tempo per migliorare. Ah certo, ascolta, la storia fra Sara Tommasi e Di Pre, sì, ti ha fatto ingelosire? No, ma ai tempi moderni bisogna essere di larghe vedute, non bisogna essere gelosi. Bene, ascolta, Chiambretti, Human, oramai sei stato molto presente nei programmi televisivi, dove potremmo vederti e seguirti in un futuro prossimo? Un programma che mi piacerebbe un sacco, anche perché è movimentato, ci si sposta, mi piace l'Oriente e Pechino Express, quindi okay. Prima o poi se capita l'occasione non dirò di no. Fai un appello, no. Tu vuoi far parte di questa trasmissione, diciamolo. A me non piace fare appelli, a me mi hanno sempre contattato, non è che sono andato mai alla ricerca di qualcosa, però se ci sarà l'occasione, anche perché sono amico di Costantino, che facevamo il Chiambretti assieme, che presenta, che è molto simpatico e quindi comunque sarebbe una bella esperienza. Ok, se la tua vita di personaggio noto dovesse tornare a Luca di tutti i giorni, di prima i pupe e secchioni, come la prenderesti? A me va bene, perché comunque bene o male è sempre una bella esperienza, una bella parentesi, e comunque l'ho vissuta in maniera positiva, penso. Ok, se non ci fosse stata la televisione, tu cosa saresti diventato? Luca chi sarebbe oggi? Sarebbe divertente immaginare quale altra piccola pazzia avrei fatto, ma di sicuro non sarebbe stata monotona. Va bene. Ok Luca, ti ringraziamo, buona serata, speriamo di vederci presto. Va bene. Grazie mille. E buona serata a tutti.